Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Unto the End, un gioco che è su Steam già da un po' di tempo e costa 21 euro. Quando l'ho provato, ho provato a immaginare quanto potesse costare perché non l'avevo ancora controllato e diciamo che il prezzo corrisponde un pochino col valore che gli avevo dato, intorno ai 20 euro. È un gioco davvero interessante perché ricorda magari giochi come possono essere Dead Cells, uniti alla fisicità di un Souls, anche se mi fa sempre parecchia tristezza parlare di Souls-like, perché sembra, come dire, a uno sviluppatore: guarda, hai fatto una copia 2D di un gioco che c'è già, ed è triste. Però diciamo che i Souls hanno creato un genere a sé stante che fa pensare a un qualcosa di difficile o comunque non immediatissimo. Vorrei farvi vedere l'inizio del gioco perché è molto molto carino, dove noi ce ne andiamo, dove scopriremo probabilmente la trama nel corso dell'avventura, ma in pratica, da quello che ho capito, bisogna tornare dalla propria famiglia. E qua abbiamo nostro figlio, nostra moglie, insomma nostra moglie adesso ci darà una ciocca dei suoi capelli, come ricordo. Avremo un inventario e dovremo affrontare un mondo che anche per certi aspetti mi ricorda anche giochi come Inside, Hollow Knight, Salt and Sanctuary, cioè tanti giochi. La particolarità di questo titolo è che è cattivo, cattivissimo, nel senso che dovessimo prendere la torcia ed avventurarci in una grotta e dovessimo poi combattere a due mani, quindi impugnare la spada per fare un colpo potente, la torcia la buttiamo a terra. E la cosa forse un po' così spiazzante è che anche solo dopo magari un salto, una capriola, lui la torcia non se la raccoglie, così come la spada, e quindi dobbiamo ricordarci noi di raccoglierla da terra, onde evitare di trovarci senza armi. Bello anche il fatto che potremo lanciare i coltelli li dovremo recuperare, se no non ne avremo, lui si guarderà la mano vuota. Si può morire in mille modi diversi, si può rimanere senza risorse, morire dissanguati, interpretare, reagire, mantenere la calma è di importanza vitale, quello che proveremo a fare adesso. Questo è un incipit dell'avventura che non riesco a capire perché su Steam non abbia queste mega recensioni. Ma questo è un titolo che mi ha incuriosito sin dall'inizio. È un gioco che si presta per essere giocato col pad. Io sono allergico al pad, lo sto giocando con la tastiera. In pratica adesso io non posso ancora farvi vedere e spiegarvi i tasti, ma lo faremo a breve, perché a breve entreremo in modalità proprio di combattimento e andremo ad esplorare. È un'ambientazione, uno stile grafico mi fa veramente impazzire, perché veramente si capisce proprio il disagio dell'ambiente, il fatto, vedete, che rilascia comunque vapore dalla bocca col respiro. È davvero molto interessante. Con la rotellina, posso iniziare già a dirvi, con la rotellina si rotola e con lo shift si lancia il coltello. Lo shift, che può essere spesso magari interpretato come un tasto per la corsa, ma in realtà lanciate il coltello. In questo caso siamo precipitati all'interno di questa grotta, dove ci sono queste creature strane, e anche per questo con questi occhi luminosi che mi ricorda molto Inside. Allora, come potete vedere di qua, adesso rotoliamo, vedete, io adesso uso lo shift e lui lancia il coltello. Lo faccio nuovamente e lo cerca, ma non ce l'ha. Ci avviciniamo e premiamo il tasto E. L'altra particolarità, ecco, vedete qua, vabbè, c'è evidenza che serve una chiave, ma l'altra particolarità è che non vengono segnati, almeno adesso ho lanciato il coltello, vedete, pensando proprio di correre e devo andare a recuperarmelo col tasto E, non ci viene segnalato quello che noi abbiamo a terra, quindi dobbiamo capire noi quando è ora di raccogliere o cercare qualcosa sul terreno. Con la I apriamo lo zaino, dove possiamo vedere le risorse che possediamo. Vedete qua anche la ciocca di capelli della moglie, una bottiglia vuota, una torcia e un pugnale d'ossa. In questo caso prendiamo la torcia, la accendiamo. Come potete vedere, possiamo combattere con il tasto sinistro del mouse il colpo normale e col tasto destro il colpo a due mani dall'alto.
Stessa cosa, possiamo premere il tasto verso il basso per la parata in basso e il tasto verso l'alto, quindi la W in caso diciamo stick in alto col pad per parare. La particolarità nel combattimento è che se attacchiamo, cioè veniamo attaccati dal pattern, diciamo dalla posizione d'attacco del nemico dal basso, noi potremmo fare la parata e poi attaccare dall'alto per prenderlo in controtempo. Cioè è un combattimento molto molto tecnico. In questo caso devo abbandonare la torcia perché vorrei abbattere questo prima del prossimo Natale. E qua è abbastanza tosto, voglio attaccarlo anche con l'attacco normale. Ok, vedete, la torcia resta lì, la raccogliamo e andiamo. Si procede. Vedete che poi ci sono cose per terra che possiamo raccogliere, ma solo nel momento in cui vediamo che c'è qualcosa. Ma al momento non c'è nulla. Quindi adesso finiamo qui, qua c'è qualcosa, vedete, raccogli, usa. Abbiamo preso delle erbe. Continuiamo. Diciamo che il gioco non ci incentiva a trovare le cose. Vediamo i cadaveri. Dai cadaveri, vedete, qua non ci ha segnalato niente, ma sapevamo che da quel corpo lì, da quegli animali lì che abbiamo visto all'inizio, si recuperano le erbe. Qua c'è qualcosa che mi lascia un po' sospetto, quindi ok, è una piccola trappola. Col tasto sinistro, quindi l'attacco quello più basso, con una mano, teniamo la torcia in mano. Ok, qua abbiamo una scala che andiamo ad affrontare, ad utilizzare. E dobbiamo ricordarci un pochino col tasto tab, vabbè, mettiamo via la spada, ma non ha senso perché il mondo sembra andare contro di noi, soprattutto queste macchie di sangue che sembrano farci pensare a qualcuno di ferito che è andato in fondo a questa nuova caverna. Qua abbiamo qualcuno che è praticamente morto. Dice qualcosa, ma non ho i sottotitoli. Il gioco è in italiano, come avete visto. Qua possiamo vedere. No, ci apre l'inventario. Però vabbè, insomma, qua dobbiamo fare quello che è giusto. E da lui recuperare una chiave. Vedete dalla forma che probabilmente quella chiave va dove abbiamo visto prima. Vabbè, accendiamo il falò. Questo è un cliché classico del genere. Dove possiamo andare ad aprire le risorse, preparare un decotto. Quindi vedete con le erbe, tre di erbe, creiamo il decotto. Migliorare la nostra armatura usando delle pelli, dei legnetti, delle ossa che non abbiamo ferite da curare e abbiamo l'allenamento. L'allenamento è una sorta di flashback che non vi farò vedere, dove noi andiamo a... Mannaggia, scusate, ma ho bisogno della torcia. Un allenamento dove ci vede, diciamo, nel passato con nostra moglie che ci fa da sparring partner e dove andiamo a combattere e dove ci viene spiegato appunto la meccanica di combattimento. Qua si scende, ma magari vorrei vedere cosa c'è di qua. Vediamo, perché con la chiave qua vedete dobbiamo fare una sorta di doppio salto. Qua c'è qualcun altro morto. No, perché tornando indietro che andiamo a usare quella chiave, apriamo quella porta, però vorrei dare un'occhiata quello che c'è da questa parte, perché qua è tutto ok. Usciamo qui. Ah, qua è dove eravamo prima. Possiamo saltare giù? Sì. Ok, fantastico. Qua dove siamo finiti giù prima. E però sono un babbano perché non ci dovevo finire giù. Mannaggia, dobbiamo fare il giro adesso. Va bene, va bene, va bene. Dai, torniamo in fretta. Io sono un po' preoccupato all'idea di farvi vedere i combattimenti perché sono veramente scarso, ma dovremmo affrontare anche quello. La cosa è un po' da abituarsi, diciamo, è il fatto che si rotola con la rotella del mouse, quindi bisogna un pochino farci l'abitudine. Perché non ci fa salire? Ok. Spada insanguinata ancora dal cadavere che abbiamo affrontato prima. Salto 1, salto 2, arriviamo su. Dobbiamo saltare quel buco là. Questo abbiamo già perquisito, sì. Lì sembra esserci qualcosa, ma pazienza. Allora, adesso saltiamo giù.
Vediamola questa. Vediamo cosa c'è di qua. Ok. Vediamo cosa c'è di qua. Ci siamo arrivati prima. Siamo caduti da lì. Non c'è nessuno. Presumibilmente se quegli esseri che sono scappati a esclusione dovranno essersi nascosti qui, immagino. Allora, dobbiamo usare la chiave. Quindi, inventario. E usiamo la chiave. Andiamo all'interno a vedere. Questo è un gioco che si presta benissimo per una live, tra l'altro. Però voglio ringraziare anche lo sviluppatore per la fiducia. Non me l'aspettavo. È un bel... Non mi dispiace, se adorate titoli di questo genere, diciamo action, combattimento ragionato, non è male. Ma scusate, io adesso voglio lanciare il coltello. Addio coltello. Boia mondo. Ok, no, fortunatamente ripartiamo da qui. Allora, vediamo un po', se io facessi il salto. Hop, 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 hop. Oh, che cacchio. Fortunatamente non parto dal falò. Boia mondo, boia mondo. Allora, se io faccio così, così. No. Devo rotolare, presumibilmente. No. non lo so, perché se io salto e lancio il coltello... No, non riesco proprio a capire. Allora, c'è questo. Cioè, non posso neanche saltare giù. Salto giù e rotolo di là. Ok, sono salvo. Quindi immagino che se io cammino easy non mi succede niente, infatti. Salve! Ma adesso mi viene un dubbio atroce, La mia spada, ecco. Perché, ecco, appunto. Lei ha un po' di erbe per me? Ossa. Ossa per il potenziamento dell'armatura. Ok, allora adesso. Andiamo di là. La torcia. Fabbrica una torcia. L'abbiamo buttata, l'abbiamo lasciata di là. Vabbè, la fabbrichiamo, bruciamo un po' di pelle, un po' di legno, ma la facciamo. Ok, vai con la torcia. Bello, bello, bello. Bella questa cosa. Non so dove sia fuggito. Eccolo lì. Salve. Si salta oltre. Ok. Ovviamente vedete che in questo caso abbiamo lasciato giù la torcia. Bastoncini, ok, dai, abbiamo già iniziato a... Cosa c'è qua? Pelle. Ok, no, dai, abbiamo recuperato già gli strumenti per la pelle. Allora, abbiamo saltato. Saltiamo di nuovo. Ok, saltiamo anche di là. Perché quello è morto così male? Cosa c'è di là? Io aspetto un attimo e vado a vedere cosa c'è su questo piano. Poi ovviamente non ve lo voglio spoilerare troppo, perché alla fine se il gioco vi piace e decidete di acquistarlo, non voglio essere... Non voglio essere io a... Capisco benissimo cosa si provi a provare un gioco... ho dato la testata alla roccia. So benissimo cosa si prova ad acquistare un gioco e dopo averlo visto più volte su più video non ce lo si gode più. Allora, non si può fare niente qui, ma posso provare a... E finisco molto male. Niente. Ripartiamo da qua. Allora, di là... Presumo non ci sia nulla. Quindi io adesso provo. Ok. Perché questo è morto così male? Perché lì c'è una ecco perché. Motivo. Ho il coltello, mi domando. Vediamo. No. Neanche questa è una buona cosa. Dobbiamo scendere, salire e poi saltare di là. Ok.
Allora, scusate, il coltello ce l'ho, sì, ma non funziona. Oh, cammino piano. Ok, il coltello dov'è? Ce l'hai? Ok, no, 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 probabilmente chissà dove è finito il coltello. Tuttavia, abbiamo un falò. Ok. Prendi questo, perquisisci lui. Altre erbe. Dormi. Possiamo migliorare l'armatura, no? Aspetta, aspetta, aspetta che c'era la possibilità di curarci. Vediamo. Cura le ferite. Ferite medicate. Ok, il decotto già preparato, dovremmo prenderlo almeno. Non abbiamo un'idea di quella che è la nostra vita, però io il decotto me lo bevo perché un po' di botte ce lo siamo prese. Vediamo se riesco a craftarne un altro. Sì, no, no. Sì, poi sono sempre io un babbano perché non mi faccio mai la torcia. Via. Allora, accendi la torcia. No, la torcia ce l'ho, l'ho solo messa via. Ok, vediamo cosa c'è qui. C'è assolutamente niente. Vediamo se attacco, se c'è qualcosa, ma no, non credo. Niente. Andiamo avanti, andiamo di là. Andiamo avanti di là. La torcia dove cacchio l'ho messa? Là. Iniziamo già. Per un confusionario come me, questa cosa di lasciare la torcia indietro è veramente drammatica. Non scatterà ancora, no? Allora, qua c'è una scala. Prendiamo la scala. Ok. Vada, vada. Scenda con calma. Beh, adesso può anche saltare. Ma posso usare questa, tirarla? No? Sì. Con la E la uso come ascensore, non è una gabbia. Sì, è un altro piano. Perché a me i totem mi fanno schifo. No, sono l'aspetto tecnico mi piace molto. Quello anche armato, tra l'altro. Quindi adesso se dovesse saltare giù, io uso il coltello. Non mi sembrano delle cime a livello di difficoltà, ma perché sono tutte così distanti da me? E si danno la colpa uno con l'altro? Anche questo è armato però. Boia mondo, più armato dell'altro. Niente. Riproviamoci. Cos'è questo? No, niente. È che me lo domando ogni volta. C'è qualcosa qui, no? Vabbè, continuiamo. Andiamo. Allora. Sembrava temibile quello di là, ma sto qua non scherza, eh. Vieni, vieni. Vedete che lui mi continua a fare degli attacchi, mi ha parato degli attacchi dall'alto e mi ha attaccato in basso. È stato uno sbaglio, adesso proviamo a fare. Ho preso una botta, ho lasciato giù la torcia. Per la torcia e anche la spada. Bisogna stare molto, molto, molto attenti, soprattutto alle capriole, perché se prendete anche solo uno sobbalzo perdete arma e torcia. Allora, vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. Sì. Allora, lui mi attaccava. Vediamo un attimo. Mi attacca dall'alto. Dal basso mi attacca, mannaggia. Quindi gli faccio la parata, lo attacco dall'alto. Vediamo e vediamo, ma. Eccolo. Vedete? Ho fatto il salto. Capriola, c'era un salto e finta male. Vediamo se anche qua no. Adesso qua no. Però io vorrei capire che cacchio vogliono sti qua, perché. Allora, scusi, adesso metta via.
La torcia. Ok, la torcia la lasci lì. Voglio lanciarti il coltello. Posso? Ok. Ma... riprendi la spada però. Cioè... niente. Il coltello è andato bene. Eccolo lì. Che mi sfracasso tutti i denti. No, il coltello... Qua c'è qualcosa. Non riesco a capire. Sbrilluccica tutto, ma... Vabbè, il coltello è andato bene. Il problema è che dovevo attaccarlo. Quindi adesso io non temporeggerò più. Gli tiro il coltello. Ovviamente bisogna entrare nell'ottica. Bisogna imparare come funziona il combattimento. Quindi io adesso gli do... Avanzo pian piano. Quando lui arriva, coltellino. E poi smazzata secca. No. Vedete, l'ha fatto la parata. E poi mi sfracassa i maroni lui. Procediamo. Sì, inizio a capire il perché. Magari di qualche recensione. Perché qualcuno magari si è un po' spazientito. Bisogna ovviamente pensare a uno come interpreta il gioco, se come una sfida o come un relax. Ecco, è tutto lì il problema. Se vuoi giocare a giochi facili, giochi ad alto. Ecco, mi ha fatto l'attacco dall'alto. Attacco in basso. Attacco in basso, in alto. Eh sì, è troppo veloce. Probabilmente col pad è un po' più semplice, però lo si capisce dalla posa in cui si mette se ci attacca dall'alto. E se ci attacca dall'alto, noi facciamo la parata dall'alto, va attaccato dal basso dopo, quindi con l'attacco normale così. Se ci attacca dal basso, invece, dobbiamo usare il tasto destro e fare l'attacco veloce. Adesso proviamoci di nuovo. Ecco, ci ha fatto l'attacco dall'alto, vedete? Adesso l'attacco dal basso. Mannaggia. Cioè, ho offerto delle cose. Ma ho offerto delle ossa in omaggio. E lui si è disarmato. E mi ha detto di venire più vicino. Mi dà qualcosa. Mi ha dato della pelle. Ok. Ok. Quindi? Si può combattere? No? Non riesco a capire. Cioè, perché premendo qua, vedete, io posso andare a offrire qualcosa. Io mostra. No? No. No. Niente, ho paura che dobbiamo affrontarli, questi qui. Vediamo se riesco a offrire altro. Offro delle erbe o dei bastoncini? Offro delle erbe. Lui arriva e mi dà questo. Pietra di luce. Che cos'è la pietra di luce? Utilizzata per respingere i troll. Posso andare avanti? No? E che cosa volete ancora? Vi do dei bastoncini. Lui arriva e mi dà questo. Ossa. No, ma non hanno proprio intenzione di lasciarmi passare questi. Devo capire. Cioè, io voglio darvi della pelle. Adesso vi do della pelle. Vediamo se è quello che mi serve per farmi uscire da questo posto senza combattere. Perché iniziate a starmi anche simpatici voi. Ci dà dei bastoncini. Ok, bastoncini, perfetto. Allora, adesso vi do dei bastoncini. E voi cosa mi date? Ma se io vi dessi... non posso darglielo. Gli dessi la chiave?
Usa. No. Vi do dei bastoncini e voi mi date della pelle. Quindi niente, dobbiamo combattere per forza. Non c'è modo di... A meno che io non scappi fuori. Eh sì, mi danno delle ossa. Ok, niente. Vabbè, adesso. No, 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 ragazzo. Io devo andare. Ho dato un'ammazzata. Eh no, 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 non c'è modo. Niente, adesso vediamo se mi ha tenuto l'ultimo inventario. No, pietà di luce, la tireremo giù dal suo cadavere, vorrà dire. Però no, carina sta cosa perché comunque... Si è fatto capire che comunque ci sono magari dei diversi modi di poter agire, ma io avanzo, ti lancio il coltello, ok, ti do la mazzata. Te ne ho date 4 di mazzate adesso. E poi tu me ne dai una. Ma porca merda. Sì, vabbè. Va bene ragazzi, allora abbiamo fatto un pochino di prove, ma devo mettermi lì ed affrontarli, ma non è neanche detto che io debba venire qui, eh. Magari da loro devo solo prendere quella pietra, non lo so, è un gioco intrigante, non sembra banale, non sembra neanche così a percorso fisso, però dovrò un attimino sbatterci la testa, quindi... Ragazzi, voi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo, 20,99 € su Steam. Non mi dispiace, può valere quello che costa, se siete appassionati di questo genere di giochi, un po' alla Salt and Sanctuary, Bloodstained e così via. Non è sicuramente un gioco per tutti, perché può essere frustrante per chi vuole un gioco in cui andare avanti e finirlo in 2 giorni o andare avanti agibilmente a seguirsi la storia, per come state vedendo. A me è divertito, per quanto è sfidante in questo momento, però non sono neanche sicuro, ed è un po' il bello del Souls-like, che il bello è che proprio non so se sia il percorso giusto questo. Quindi è questo proprio il bello di questo Unto the End. Allora ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.